Sono 21.965 i potenziali elettori di Sulmona che dovranno scegliere il nuovo sindaco della città su 4 candidati e i 16 componenti del Consiglio Comunale su un esercito di 271 candidati ripartiti in 17 liste. Sono questi i numeri delle prossime amministrative di Sulmona che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi. Previsto il turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre. Tra i candidati non figura il sindaco uscente Anna Maria Casini, vincitrice nel 2016. La lista numero 1 direzione Sulmona fa riferimento al candidato sindaco Elisabetta Bianchi. La lista numero 2 ha come candidato sindaco Andrea Gerosolimo ed è appoggiato da 7 liste civiche. Territorio Futuro, i Democratici, Fare Sulmona, Sulmona al Centro, Avanti Sulmona, Il Popolo di Sulmona, Sulmona Città d'Arte. Coalizione civica anche per il candidato della lista numero 3, Gianfranco Di Piero, candidato scelto dal centro-sinistra. La coalizione si chiama Liberamente Sulmona ed è appoggiato da 3 civiche, Sulmona Bene in Comune, Intesa per Sulmona e Liberi e Forti, oltre che da 2 partiti come Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La lista numero 4, l'ultima, fa riferimento al candidato sindaco del centrodestra, Vittorio Masci. Anche per lui 4 le liste in appoggio, una civica, Masci Sindaco, e 3 partiti, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Siamo a 2 passi da Palazzo di Giustizia qui a Sulmona con il candidato sindaco Elisabetta Bianchi, che è candidata a sindaco proprio al comune di Sulmona per le elezioni del 3 e 4 ottobre, a cui chiediamo subito una domanda semplice, rompiamo il ghiaccio, facciamo l'identikit di Elisabetta Bianchi. Sono un avvocato del foro di Sulmona, ho deciso di rimanere a vivere nella mia città e per questo con alto senso civico ho sempre ingaggiato con forza battaglie per il mantenimento degli standard dei servizi nella città di Sulmona. Sono un avvocato che si muove in ambito penalistico, sono stata fondatore e presidente della Camera Penale di Sulmona, aderente all'Unione delle Camere Penali e sono attualmente consigliere comunale di minoranza nel Consiglio Comunale di Sulmona. Ecco, quello del Tribunale ci pare già di capire che è un tema a lei molto caro, ma prima di arrivare a questo parliamo del fatto che lei comunque, come ha già detto, consigliere comunale uscente, ha deciso però di concorrere a questa tornata elettorale da sola, non appoggiando anche il partito a cui lei ha fatto spesso riferimento. Ho trovato in questa occasione delle amministrative 2021 i partiti di centrodestra, area mia di riferimento, essendo io consigliere di Fratelli d'Italia, un po' impaludati in strane liturgie che erano incomprensibili alla cittadinanza, che aveva invece l'esigenza di uscire al più presto dall'amministrazione Casini con una proposta attiva, credibile ed efficace. Per cui nel maggio di quest'anno ho deciso di proporre la mia candidatura al corpo elettorale, essendo il consigliere comunale più produttivo del Consiglio e non avendo nulla da rimproverarmi nella mia storia civica rispetto alla cittadinanza e al mantenimento dei presidi di sanità e giustizia. Ho deciso quindi di propormi alla cittadinanza, visto che gran parte delle componenti di centrodestra erano state escluse dalla discussione preliminare rispetto alla selezione del candidato sindaco. In ragione di questo abbiamo determinato di partire prima e di proporre la nostra candidatura come direzione Sulmona. La sua è una lista civica, puramente civica, senza simboli, senza partiti. Ecco, il fatto di essere riuscita dai suoi partiti di riferimento, come l'hanno presa questa decisione? Ma al momento io rimango in Fratelli d'Italia, non ho subito sanzioni disciplinari, al momento non sono stata sanzionata e con orgoglio il mio riferimento nazionale è e rimane Giorgia Meloni. Sono confluita in Fratelli d'Italia insieme alla componente di Raffaele Fitto che è uscito da Forza Italia, noi abbiamo seguito con Direzione Italia
federandosi poi con Giorgia Meloni e contribuendo all'exploit del simbolo di Fratelli d'Italia che in Abruzzo, lo ricordo, alle elezioni regionali ha sfiorato il 7%, facendo un balzo in avanti rispetto alla media nazionale di allora. Veniamo ai temi di quella che verte poi la campagna elettorale. Siamo davanti al Palazzo di Giustizia, lei è un avvocato e quindi salvaguardare i piccoli tribunali. Sì, diciamo che io non ho mai fatto una questione di dimensione. Per me i tribunali non sono mai piccoli, i tribunali sono il luogo dell'esercizio della giurisdizione e come tali sono grandi di per sé perché rappresentano una funzione dello Stato e per questo noi riteniamo che questo ufficio giudiziario debba rimanere insieme alla Procura della Repubblica, innanzitutto perché non tutti i comuni sono città e se Sulmona è deve rimanere una città e anche perché ha le insegne dello Stato. E noi faremo di tutto per preservare questo presidio in quanto che fin quando la digitalizzazione non sarà al 2000 per 1000, come dico sempre, ci sarà sempre un senso per avere ancora nel territorio questi luoghi fisici. Ma per avere anche altri tanti servizi che poi dà il Palazzo di Giustizia. Il Palazzo di Giustizia è un erogatore di servizi, ricordiamo anche nei confronti delle categorie più deboli, come per esempio la funzione della volontaria giurisdizione, il casellario giudiziale, ma anche la funzione di testimone. Noi non possiamo pretendere che imputati, testimoni e tutti gli operatori del mondo della giustizia siano costretti a mettersi in macchina e raggiungere L'Aquila o Chieti per sobbarcandosi quindi di costi che lo Stato invece dovrebbe sostenere. Ricordiamo che è la Costituzione che richiede allo Stato di rimuovere gli ostacoli perché i cittadini possano accedere a sanità e giustizia e quindi trovo un discorso antidemocratico quello che vuole scaricare i costi per ricorrere alla giustizia e alla sanità in capo ai cittadini. Un discorso veramente anticostituzionale. L'ho nominato già due volte, il tema in cui verte anche tante campagne elettorali quando si parla di amministrative è quello della sanità. Sulmona ha un ospedale, è stato salvato il punto nascita, ma sicuramente non basterà. Non basterà, il punto nascita è stato salvato perché questa cittadinanza ed io tra coloro che ne furono in testa abbiamo deciso di ribellarci alle politiche che imponeva il decreto Lorenzin attuate dall'allora presidente di Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. Abbiamo quindi in quell'ottica resistito all'applicazione di questa normativa e finalmente siamo riusciti a mettere in sicurezza il punto nascita grazie al nuovo governo del presidente Marsilio e all'assessore alla sanità Nicoletta Verì che grazie anche al mio contributo perché da consigliere comunale sono stata l'unica a intervenire per iscritto sulla bozza della nuova rete ospedaliera per la quale ho chiesto su Sulmona che venisse riconosciuto il primo livello di servizi sanitari con una UOC di ostetricia e ginecologia, quindi con la presenza del punto nascita. Il presidente Marsilio e tutta la giunta che già si erano impegnati su questo fronte hanno recepito, modificando la bozza che era uscita dall'agenzia regionale, questo dato su Sulmona e adesso l'elaborato è all'attenzione del tavolo ministeriale di monitoraggio, perché lo ricordiamo, l'Abruzzo è ancora sottoposto a monitoraggio in ambito sanitario, uscita dal commissariamento da qualche anno. L'aver salvato il punto nascita deve essere un punto però di partenza, non di arrivo. Esatto. Salvare il punto nascita e pretendere un ospedale di primo livello è la base per consentire alla ASL 1 di pianificare una programmazione reale di contenuto, quindi di elevare i livelli di prestazione in questo territorio, che non è un problema solo per la città di Sulmona, ma deve essere una questione che riguarda tutto l'indotto e tutta la Valle Peligna. Che Sulmona si aspetta nel futuro? Allora io mi aspetto una Sulmona, perché la conosco e so che è così, una Sulmona accogliente, una Sulmona che abbia la sua programmazione al centro del sistema, mettendo l'uomo al centro del sistema
e che sappia programmare i nuovi fondi europei, il PNRR e le linee regionali di intervento, ponendo la famiglia e l'uomo al centro del sistema. Che significa questo? Innanzitutto progetti sul sociale, inclusione sociale, attenzione per la disabilità e per le varie questioni che attanagliano l'uomo moderno. Vogliamo cogliere la sfida di entrare in Europa nell'era del mondo digitale, portando con noi il bagaglio di tradizione, cultura, identità, e Sulmona ne è piena testimone, perché questa è la patria di Ovidio, è la patria di Capograssi, e noi dobbiamo ripartire dalla filosofia del diritto, dagli insegnamenti di Ovidio, per entrare in Europa con un bagaglio culturale di tutto rispetto. E mi pare di aver capito che lei punta e punterà a far diventare Sulmona capitale della cultura europea. Non solo, noi vogliamo attraverso il nostro lavoro far conseguire a Sulmona un titolo innovativo. Ci piacerebbe che Sulmona diventasse capitale del nuovo umanesimo. Nell'era digitale credo che la grande sfida da cogliere sia quella di temperare la digitalizzazione nell'interesse dell'essere umano, e affinché l'uomo non sia schiacciato dai sistemi, ma ne vengano altresì invece esaltate le potenzialità e le abilità. Vedo per Sulmona un laboratorio di sviluppo delle arti e delle caratteristiche dell'essere umano. Per quello intravedo un polo di alta formazione che possa sviluppare e esaltare le abilità dell'essere umano. Ecco, e ridurre al minimo anche lo spopolamento, no? Di tanti giovani che vanno via. Sì, vorrei che Sulmona fosse il posto ideale dove le famiglie possano dire: Sulmona è la città a dimensione d'uomo, Sulmona è il luogo dove crescere i nostri figli e dove farli diventare cittadini d'Europa. Prima di chiudere, secondo lei Sulmona è pronta a confermare diversa persona, una figura femminile a capo della città? Allora, io non ne ho mai fatto una questione di genere, io metto al centro sempre l'essere umano con le sue caratteristiche individualissime, però una cosa è certa, la femminilità quando c'è è un valore aggiunto, è una sensibilità che aiuta l'istinto. E le donne sono accoglienti e dovrebbero portare la gentilezza. Mi auguro che la città sappia riconoscere autorevolezza, tenacia, gentilezza e bellezza nella nuova amministrazione che vorrà. Qual è l'obiettivo di Elisabetta Bianchi intanto per il voto del 3 e 4 ottobre? La nostra proposta, quella di Direzione Sulmona, è l'unica vera proposta innovativa, perché mentre le altre coalizioni sono frutto di migrazioni portatori di interesse, che si spostano di volta in volta da un lato all'altro, noi invece siamo sempre coerentemente dalla parte della città di Sulmona. Non abbiamo mai smesso in questo quinquennio di mandato di calibrare la nostra azione amministrativa avendo sempre fermo lo sguardo sulla città. Mai ci siamo turbati o distolti da un'attività consiliare sempre attenta al territorio, al sociale, al degrado, al vincere il degrado che si trova quotidianamente ancora in questa città. Noi vogliamo mettere a regime i sistemi, vogliamo rendere normale la fruizione di una città che oggi invece ha grandi lacune sin dai servizi essenziali. Per concludere, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Elisabetta Bianchi agli elettori del comune di Sulmona. Innanzitutto il 3 e 4 ottobre uscite dalle case e recatevi alle urne con la vostra tessera elettorale. Non è mai inutile recarsi al voto e questo esercizio di un diritto dovere merita ogni sacrificio. Votate una proposta innovativa, una proposta concreta e di impegno costante che è stata già dimostrata in questo ultimo quinquennio in Consiglio Comunale da me, ma ancor prima da cittadina fuori dal Consiglio Comunale. Sono un programma vivente perché i contenuti li ho già dimostrati, datemi la possibilità di rientrare a Palazzo San Francesco dalla porta principale come candidato sindaco, vostro sindaco, coerente sempre dalla vostra parte.
Siamo nella centralissima piazza Garibaldi di Sulmona, teatro bellissimo di quello che è il rito forse principale anche in tutta la regione Abruzzo, che è quella della Madonna che scappa, che si fa la domenica di Pasqua. L'identikit del candidato sindaco Andrea Gerosolimo, candidato alle prossime elezioni del 3-4 ottobre sul comune di Sulmona. Sono un avvocato, ho 47 anni, sposato con due bambini di 8 e 9 anni. Da sempre faccio politica, da diversi anni. Ho ricoperto il ruolo di consigliere comunale in questa città, ho ricoperto il ruolo di consigliere provinciale, ho avuto l'onere e l'onore di ricoprire anche il ruolo di assessore regionale. Abbiamo deciso di scendere in campo in prima persona, ovviamente per amore verso questa città. La passione credo che sia la condizione di partenza per offrirsi alla città di Sulmona. A questo io ho accompagnato un pizzico di sana follia, perché credo che questa volta ci voglia un pizzico di incoscienza in più, diciamo un pizzico di sana follia. E la sana follia è quella di voler essere protagonisti di una vera e propria rivoluzione, di un vero e proprio cambiamento. Ecco, a suo sostegno diciamo subito che ci sono 7 liste civiche. Il civismo è ancora quello su cui puntare nei piccoli centri, né comunque nelle città e anche dell'interno? Io credo che sia l'unico strumento attraverso il quale i territori possono far sentire la loro voce. I partiti è indubbio che a livello locale hanno fallito la loro azione, i partiti non sono più quelli di una volta, e l'unico modo per far ascoltare la voce del cittadino a livello regionale, a livello centrale, è proprio la costituzione di gruppi civici. Ecco, partiamo subito allora da dove ci troviamo, no? Dalla piazza Garibaldi, che è fonte di turismo, ricco di turismo. Anche oggi vediamo tanti turisti che, seppur mese di settembre, vengono a visitare la città. Il turismo è un argomento, è un obiettivo principale per Andrea Gerosolimo? Beh, il cuore del nostro programma elettorale. Dicevo che la nostra sarà un'azione rivoluzionaria in questo senso. Sulmona ha sempre puntato poco sul turismo. Sulmona è una delle città più belle d'Italia, è una delle città più belle d'Abruzzo. Ha una sorta di palcoscenico naturale, di straordinaria bellezza. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questo palcoscenico di straordinaria bellezza venga mostrato all'Abruzzo, all'Italia e all'Europa intera, per attrarre turisti che già ci sono, perché noi abbiamo un territorio a noi vicinissimo, che è l'Alto Sangro, che registra presenze per oltre 1,5 milioni, 2 milioni l'anno. Ecco, attrarre quel turismo, dare la possibilità a quei turisti di vedere le bellezze di questa straordinaria città. Allora, qual è il collegamento tra quel territorio e la città di Sulmona? Noi abbiamo il casello autostradale a qualche chilometro. Da quel casello autostradale transitano centinaia di migliaia di turisti, che poi decidono di sostare a Castel di Sangro. Ecco, riuscire a catalizzare quei turisti che decidono di sostare a Castel di Sangro, riuscire a farli fermare qui a Sulmona e mostrare loro le straordinarie bellezze, come ad esempio Piazza Garibaldi, potrebbe voler dire registrare un numero di presenze importanti e attraverso questo far ripartire l'economia di questo territorio. Per quanto riguarda le attività produttive, il lavoro, i negozi, c'è qualcosa da fare? Si può fare qualcosa? Allora, sulle attività produttive io sono stato chiaro. Chi oggi continua a parlare di nuovi insediamenti industriali, immaginando fabbriche che arrivano con 300-400 posti di lavoro da offrire al territorio, credo che dica una grandissima menzogna verso questo territorio. Penso che l'unico modo per rilanciare l'occupazione, l'unico volano, sia proprio quello del turismo, come dicevo prima, perché questa è una città che offre straordinaria bellezza sia in termini di giacimenti culturali e sia in termini di condizione naturalistica del circondario. Noi abbiamo le montagne più belle, noi abbiamo a 15 minuti di macchina gli impianti di sci più importanti dell'Appennino. È questo su cui bisogna puntare. Qui ci pare di capire che l'argomento principe, no, della campagna elettorale è comunque
del candidato sindaco Andrea Gerosolimo è quello del turismo, ma ci sono anche altri obiettivi. Uno che ci viene in mente è quello della sanità, perché comunque i centri delocalizzati, i centri della regione Abruzzo delocalizzati sul tema della sanità soffrono ultimamente. L'ospedale è un tema sentito in questa città. Dico che a me non mi appassiona tanto il dibattito sull'ospedale di primo livello, ospedale di base, ospedale di secondo livello. A me appassiona il dibattito sui contenuti dell'ospedale. Ed è evidente che negli ultimi anni l'ospedale di Sulmona ha subito un'azione certamente di arretramento. Noi abbiamo interi reparti UOC che non hanno ancora il primario, sono anni che attendono l'indizione di bandi per il concorso da primario, sono ben quattro: il reparto di medicina, il reparto di chirurgia, il reparto di cardiologia e il reparto di ortopedia. In questi quattro reparti da anni manca il primario e non avere il primario in una struttura di questo tipo è come non avere il padrone di casa in una casa lasciata con le porte aperte. Ecco, l'azione della prossima amministrazione sarà quella proprio di rafforzare e di garantire quelli che sono i contenuti all'interno dell'ospedale, e quindi oltre ai primari ovviamente vanno potenziati anche, l'ospedale va potenziato anche in termini di personale medico e paramedico, va potenziato in termini di strumentazione, abbiamo una strumentazione per in alcuni casi assolutamente obsoleta, va migliorato appunto nei contenuti. Abbiamo le possibilità perché abbiamo anche un ospedale nuovo, unico in Abruzzo, e va sfruttato anche questo. Ultimamente si è parlato molto del punto nascita, pare che ci sia questa deroga perché il punto nascita resti sul comune di Sulmona. Lei è soddisfatto o vede che nel futuro ci potrà essere ancora una battaglia da portare avanti? Beh, il primo ad opporsi alla chiusura del punto nascita, voglio ricordarlo, è stato il sottoscritto quando in una votazione drammatica in consiglio regionale io votai contro la mia stessa maggioranza e quindi votando a favore del punto nascita. Credo che oramai le condizioni ci siano tutte, ovviamente la rete ospedaliera deve essere ancora discussa in regione, spero che la regione lo faccia quanto prima per mettere quantomeno in sicurezza il punto nascita. Dibattito, anche una diatriba anche tra candidati sindaci è quella del tribunale, su questo punto di vista lei è a favore? Sicuramente a favore di una proroga per quanto riguarda i tribunali minori, o comunque non ci sarà speranza? Anche qui bisogna avere il coraggio di dire la verità ai cittadini. Il prossimo sindaco non avrà la possibilità di determinare questa scelta. Questa possibilità ce l'ha solo il governo centrale, ce l'avranno solo i parlamentari abruzzesi. Vedremo quale sarà il peso specifico e il peso politico che i parlamentari avranno a Roma. Siamo in conclusione, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco agli elettori del comune di Sulmona. Spero che i cittadini del comune di Sulmona apprezzino il nostro modo di parlare chiaro, diremo sempre la verità, diremo ai cittadini non ciò che loro vogliono sentirsi dire, ma ciò che è giusto dire. Lo faremo con coraggio, lo faremo anche con quel pizzico di sana follia di cui ha bisogno questa città. Siamo all'interno del comitato elettorale del candidato sindaco di centro-sinistra Gianfranco Di Piero, con cui rompiamo subito il ghiaccio e chiediamo di fare il suo identikit. Ho 58 anni, quasi 59, questo mese compirò 59 anni, sono laureato in coniugato con due figli, padre di due figli, laureato in giurisprudenza e funzionario dell'ASL. Intanto ricordiamo che lei è il candidato sindaco del centro-sinistra, ci sono dei simboli di partito che lo appoggiano e poi ci sono delle liste civiche. Ecco, questo mix perché? La nostra è una coalizione progressista che annovera, oltre a forze politiche nazionali, simboli di forze politiche nazionali consolidati, quale il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, anche delle formazioni civiche che sono espressione di diverse sensibilità. Quindi è una coalizione allargata,
che contempla, oltre alle forze politiche, anche altre realtà, ed ha, serve proprio a dare la sensazione, a dare il nostro identikit è quello di essere una coalizione ampia, a forte trazione progressista, che si ispira quindi ai valori del cambiamento, del rinnovamento, dell'area progressista. Non è successo in tanti comuni anche italiani, ma qui il Movimento 5 Stelle va col Partito Democratico. Ecco, come siete riusciti a mettere insieme questi due partiti? Non è stato particolarmente difficile, glielo dico francamente. Noi abbiamo colto del Movimento 5 Stelle l'aspetto innovativo. Si possono avere idee sul Movimento 5 Stelle, anche idee diverse, però va riconosciuto che l'avvento del Movimento 5 Stelle è stato comunque un segnale di cambiamento della politica italiana. Poi la stessa strutturazione di movimento e non di partito tradizionale fa che sia proprio espressione anche genuina della gente. Sai meglio di me che si è auspicato in varie circostanze da parte degli organi nazionali, dei rispettivi partiti, un'alleanza che è come l'alleanza, cioè un patto elettorale, che è quello stesso che poi in sostanza insieme ad altre forze politiche tiene in vita il governo nazionale. Qui è stato possibile realizzarlo perché c'è stata un'ampia convergenza sul programma, abbiamo individuato dei temi comuni, i quali sono stati sposati da tutti, sono stati fatti recepiti da tutti e si è ritenuto di poter andare sulla base di queste linee programmatiche. Lei ha parlato di innovazione, sicuramente i fondi che potrebbero arrivare dal PNRR, dall'Agenda 2030, sono dei fondi importanti per raggiungere degli obiettivi dove sappiamo che i soldi nelle casse comunali sono sempre meno, anche quelli che arrivano da governi e regioni. Le casse comunali, come dici giustamente tu, sono sempre esangui perché nel corso degli anni ormai si è consolidata la tendenza al taglio dei trasferimenti. L'Agenda 2030, che fu varata nel 2015 proprio per trovare appunto un terreno comune tra tutti i paesi, tra i paesi dell'ONU, ha individuato delle linee strategiche. Poi c'è stato il fenomeno pandemico che ha sconvolto la popolazione mondiale e ha reso necessario il varo di fondi straordinari da parte dell'Unione Europea, che sono stati recepiti in Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rispetto al quale ci dobbiamo, come hai ben detto tu, ci dobbiamo trovare preparati, perché saranno delle provvidenze importanti per far ripartire tante realtà della nostra regione e quella del Sulmona e del territorio circostante a Sulmona in particolare. Potrebbe essere Di Piero il sindaco di Sulmona, c'è già un obiettivo da poter portare in porto con questi fondi? Noi abbiamo bisogno di fondi straordinari come abbiamo bisogno di tanti altri fondi straordinari. Con questi fondi straordinari si possono fare tante cose per lo sviluppo e per l'occupazione, per far ripartire i settori produttivi nevralgici che in questo momento sono in fase di grandi difficoltà. Non dimentichiamo nemmeno però i fondi per esempio sulla spesa sanitaria. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede specifici fondi per quanto riguarda la rete territoriale dei servizi sanitari, perché noi l'esperienza del virus ci ha dimostrato che se sono andate in sofferenza le strutture ospedaliere per il notevole numero di accessi che ci sono stati negli ospedali, però sono andati parimenti in sofferenza la rete territoriale, la rete dei servizi sanitari territoriali. Quindi si tratta di potenziare in quella direzione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede proprio degli specifici fondi, proprio per creare quel rapporto virtuoso anche attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia che forse fino a questo momento non è stato compiutamente realizzato. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede le case di comunità, che sono le aggregazioni dei medici di famiglia, prevede gli ospedali di comunità, quindi prevede una serie di elementi sul territorio che servono proprio a soddisfare compiutamente la domanda di salute della popolazione. Ci parli di capire che la sanità è uno degli argomenti che sta più a cuore al candidato sindaco Di Piero. La sanità è un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini e quindi mai come in questo caso si può dire che non abbia colore politico. È un tema caro alle persone, alla sensibilità e alle esigenze delle persone. Chiaramente la sanità non dipende soltanto, l'attività del comune è un'attività di stimolo, di impulso, perché gli organi sanitari sono gestiti da altre autorità, però è un tema importantissimo sul quale la politica deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo. Sulmona ha un presidio
ospedaliero, che è una realtà, un presidio strutturalmente all'avanguardia, però ha necessità che venga dotato di risorse umane e strumentali necessarie per poter compiere il suo proprio ruolo. Cambiamo argomento, siamo in una delle città più belle, la città di Ovidio, ma anche la città di uno degli eventi più straordinari riconosciuti a livello mondiale, come quella della Madonna che scappa. Ecco, turismo e cultura sono due punti e due obiettivi su cui lavorare nel futuro. Tu hai citato due manifestazioni che sono emblematiche, radicate anche nella storia dei secoli, la Madonna che scappa in piazza. Ce ne sono altre. Sulmona è stato sempre un florilegio di attività culturali e noi ci prefiggiamo di sostenere queste attività e anche di dare impulso a nuove attività, perché come dicevi tu, il turismo e la cultura sono dei tratti distintivi della nostra città. La cultura sulmona è stata sempre, soprattutto negli anni passati, negli anni trascorsi, un punto di riferimento a livello regionale per le attività culturali, e il turismo è una chiave di lettura. Silone dice, è una chiave di sviluppo, Silone dice nell'avventura di un povero cristiano che tra queste montagne c'è una tradizione antica, più antica della stessa venuta di Cristo, che è l'ospitalità. Ecco, noi dobbiamo puntare su questa ricettività, potenziare la ricettività per consentire che Sulmona possa intercettare sempre maggiori flussi turistici, perché in alcuni periodi dell'anno ci sono sicuramente delle presenze significative, però dobbiamo fare in modo che il turismo si espanda, che coinvolga altri attori, in modo tale da essere una risorsa maggiormente utilizzata. Un po' rimettere Sulmona al centro della Valle Peligna e delle zone circostanti. Questo è un altro obiettivo importante. Sulmona città territorio, non anche a livello turistico, di promozione turistica, si dovrebbe avere l'obiettivo strategico di coinvolgere il territorio, cioè di fare in modo che ci sia un marketing territoriale, non soltanto un marketing circoscritto alla città di Sulmona. Però Sulmona è guida del territorio per altri motivi e deve esercitare fino in fondo questa guida, perché i servizi economici, i servizi sociali, si pensi all'istruzione, i servizi sanitari, lo stesso ospedale di cui parlavamo prima, fanno sempre riferimento, sono sempre, sempre Sulmona la sede di operatività di questi servizi. Quindi Sulmona deve riprendere questo ruolo, deve dialogare col territorio, perché ci sono degli interessi comuni da portare avanti. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Gianfranco Di Piero agli elettori del Comune di Sulmona. Io rivolgo l'appello agli elettori del Comune di Sulmona di darci la propria fiducia. Noi abbiamo costituito una coalizione che, come dicevamo prima, è diversificata nelle sue espressioni culturali e nelle sensibilità che la comprendono, però ha un obiettivo comune, un forte obiettivo comune, che è quello di imprimere, di restituire un volto a Sulmona, alla città di Sulmona, e di restituire un ruolo alla città di Sulmona. Per questo vogliamo una città, una cosa che ho dimenticato di dire, noi vogliamo una città sostenibile, cioè una città a misura d'uomo, in cui funzionino i servizi, in cui non ci siano disparità di trattamento dei cittadini. Siamo la coalizione, siamo per la Sulmona delle opportunità e non degli opportunismi. Siamo in piazza 20 settembre a Sulmona, dove è custodita la bellissima statua di Ovidio. Siamo col candidato sindaco di centrodestra Vittorio Masci, a cui per rompere il ghiaccio chiediamo subito di fare il suo identikit. Ma io sono nato a Sulmona, da genitori di Sulmona, da nonni di Sulmona, quindi sono sulmonese da sempre. Ho sempre vissuto la mia città in senso attivo, cioè cercando di promuovere iniziative che ne favorissero lo sviluppo. Faccio da 40 anni la professione di avvocato, la gente mi conosce anche per questo, lascio a loro giudicare con quale successo, e nello stesso tempo mi sono sempre impegnato in attività sia sociali, soprattutto nell'ambito culturale cittadino, organizzando eventi anche di portata internazionale che hanno dato ritorni sia economici sia di immagine alla nostra città. Ho sempre sentito il bisogno di dare una mano anche da un punto di vista amministrativo, per cui ho fatto per due volte il consigliere comunale,
l'ultima nella legislatura in cui era sindaco il dottor Fabio Federico, sono stato il capogruppo dell'intera maggioranza e presidente della commissione bilancio. Credo che anche in quella tornata si siano raggiunti dei risultati significativi. Quindi ho anche un'esperienza, diciamo, sul settore, e questa esperienza l'ho voluta mettere a servizio della mia città, questa volta in prima persona, scendendo in campo quale candidato sindaco. Purtroppo i centri delle aree interne, no, della nostra regione sono sempre un po' meno avvantaggiati rispetto a quelli sulla costa, purtroppo lo tocchiamo con mano. Ci sono tanti progetti però per rimettervi anche al centro, come il resto al sud, ma anche progetti importanti potrebbero arrivare anche dal PNRR. No, intanto voglio chiarire questa scelta di far parte di una coalizione con i partiti. Io ritengo che Sulmona, che esce fuori da 5 anni di, e mezzo di civismo, abbia necessità adesso di un confronto con le forze politiche. Questo perché al di là dei risultati non felici di questa esperienza amministrativa civica, ma io credo che il civismo rompa quel nodo, quel filo conduttore che ci deve essere con le amministrazioni di più alto livello, e può verificarsi una volta ma non sempre. Gli interlocutori alla regione, gli interlocutori a livello di governo sono e saranno sempre le forze politiche e i partiti, e quindi io ritengo che una discesa in campo delle forze politiche che avevo invitato a fare, che ho visto è stata raccolta anche dal centro-sinistra, sia importante. Il civismo credo che proprio sia deleterio e abbia fatto assolutamente il suo tempo. Per quello che riguarda i programmi, certamente ha toccato uno dei punti essenziali, ma Sulmona ha stagnato per circa 8-9 anni in una situazione di involuzione nella quale non si sono prese mai iniziative tese a creare vero sviluppo. Non è che dare occupazione per 2 o 3 mesi risolva i problemi economici, aiuta per un attimo le persone, bisogna creare occupazione stabile e anche di numericamente significativa. Da qui i programmi sono un po' a ampio raggio, perché tutti parlano di Sulmona come città di cultura e turismo, senza però rendersi conto che Sulmona ha una capienza di ospitalità che si limita a meno di 600 posti letto, fra diciamo, posti di qualità e anche quelli di minor qualità, e per un turismo di massa non è assolutamente in questo momento preparata, quindi bisogna andare piuttosto a lavorare su un turismo esperienziale, quale quello peraltro che va molto di moda oggi, o anche curando l'ambiente in un turismo che esalti l'ambiente, e quindi approfittando del fatto peraltro che noi abbiamo qui la sede del Parco Nazionale, non solo, e abbiamo anche le montagne che ci circondano, che sono un attrattore fortissimo per chi vuole fare un turismo come quello che oggi va di moda, perché la gente va cercando cose diverse, e non possiamo metterci a competere solo per la qualità dei nostri monumenti, perché varrebbero sì una visita ma di mezza giornata, di una giornata. Se vogliamo far stare qui la gente bisogna pure organizzargli qualcosa, proporgli qualcosa, e sia nell'ambito dell'ambiente che nell'ambito del turismo di natura culturale possiamo offrire. È innegabile che però poi non c'è solo il turismo, ma ci sono anche le persone che ogni giorno vivono la città di Sulmona, e anche per questo i candidati sindaco provano la scalata, no, allo scanno più alto di Palazzo di Città. E sicuramente uno dei temi importanti, se non fondamentali, quando si parla di questi comuni un po' così delocalizzati e decentralizzati dai centri più grandi, è quello della sanità. Allora, intanto un piccolo appunto su questo: noi non siamo tanto decentralizzati, è che ci siamo tolti dalla centralizzazione, perché Sulmona era un asse portante nell'incrocio fra la linea appenninica e anche l'asse Roma-Pescara, e questo ruolo e questo fulcro lo aveva giocato per tantissimi anni. Inspiegabilmente ha perso questa funzione che deve assolutamente recuperare. La sanità è un punto che ho messo nel mio programma, perché certamente non può il comune da solo fare qualcosa sulla sanità perché non ne ha la competenza, però ricordo che il sindaco è la più alta autorità sanitaria della città, può stimolare, e da qui ecco il discorso di prima del raccordo con le forze politiche, per far sì che il nostro per esempio ospedale sia un ospedale funzionale a un bacino molto più ampio di quello che è solamente Sulmona alla Valle Peligna, ma deve servire anche aree più ampie come l'Alta Val Pescara o come l'Alto Sangro, specie in specializzazioni come può essere quella della traumatologia.
in questo, ecco, l'esempio del collegamento è stato questo, che le forze civiche che hanno governato fino ad ora la città avevano approvato e fatto declassare il nostro ospedale ad ospedale di base, quindi con carenza assoluta di strutture e di servizi. La nostra amministrazione regionale attuale di centrodestra lo ha riqualificato come ospedale di primo livello, ha messo in salvezza anche il punto nascita e soprattutto adesso, e noi vorremmo andare ad amministrare per questo, essere di stimolo a che sia adesso riempito di contenuti, cioè i concorsi di primariati, vengano riavviati certi servizi e certi reparti che sono essenziali per far funzionare un ospedale primo livello, ma una volta che ci danno questo riconoscimento non potranno sottrarsi all'obbligo di riempire l'ospedale di queste strutture e di questi servizi. Quando è stato fondamentale mantenere allora il punto nascita rispetto poi a quella che è il futuro della città e della campagna elettorale stessa? Ma qualcuno dice intanto è un problema di immagine, nascere a Sulmona vuol dire che qualcheduno è cittadino di Sulmona, perché avevamo anche perso questo fatto, cioè tanta gente sulla carta d'identità non teneva più il nome di Sulmona. Ma il punto nascita è la base anche emblematica di una rinascita, perché come si nasce vorremmo che rinascesse anche la città, vorremmo che chi nasce in questa città qui rimanga, qui abbia il suo futuro, qui abbia la sua possibilità di lavorare e di vivere. È innegabile che L'Abruzzo è un territorio, una regione vocata anche all'agricoltura, però bisogna incentivare anche quella di qualità. Io nel programma ho inserito proprio questo, pochi ne parlano, l'agricoltura può essere un volano per lo sviluppo di questa città. Intanto si possono recuperare delle aree che non sono state più utilizzate ed erano di valore, ridarle all'agricoltura anche attraverso la formazione di cooperative di giovani che si dedichino a prodotti che sono di nicchia, che possono essere invece esaltanti per il nostro territorio, non mi limito ovviamente al solo aglio rosso, ma altri prodotti importanti che prima Sulmona faceva e metteva sul mercato addirittura europeo e che oggi sono quasi scomparsi. Mi limito a dire che il Monte Pulciano nasce nella Valle Peligna, il Monte Pulciano d'Abruzzo, ma oggi proprio nel nostro territorio di Sulmona, dopo la scomparsa della vinicola Peligna, non c'è più qualcuno che faccia una produzione di qualità di Monte Pulciano, se non uscendo fuori dalla stretta città di Sulmona, e quindi bisognerebbe andare nei comuni del circondario. Ecco, potremmo recuperare anche questa importante funzione. Ecco, per quanto riguarda il lavoro, abbiamo visto che alle porte di Sulmona comunque sono presenti anche tante aziende, tante fabbriche. Purtroppo il Covid ne ha limitato anche questo modo di rapporti, anche di lavoro, ha depotenziato anche le stesse fabbriche. Ecco, recuperarle, cercare di portare occupazione è un tema importante anche per i giovani che non sono costretti ad uscire fuori dal comune della Valle Peligna. Qualcuno dice che è finito il tempo dell'industria, io non credo proprio, perché i grandi numeri delle occupazioni fanno solo le industrie, il resto si possono essere piccoli imprenditori, piccoli artigiani o piccole attività commerciali che producono numeri piccoli. Non possiamo abbandonare il settore tradizionale dell'industria, anche perché abbiamo ancora tre importanti aziende all'interno del nostro territorio che devono essere incoraggiate, devono essere supportate, gli si deve essere creata intorno anche una rete di aziende che possono fare indotto, e in questo abbiamo anche pensato alla creazione di una scuola di specializzazione che sia proprio mirata e dedicata a creare aiuto e sviluppo di maestranze specializzate proprio per le aziende già presenti nel nostro territorio. Ovviamente sulla retta parallela c'è da tutelare anche le attività storiche del centro storico, scusa il gioco di parole. Ma sul centro storico è stata fatta una stranissima operazione negli ultimi tempi, cioè un'operazione di quasi blindatura, soprattutto dal punto di vista dell'accesso al centro storico, che doveva essere invece preceduta da tutta una serie di interventi che ne rendessero non solo appetibile, ma anche fruibile. Parlo essenzialmente della creazione di ulteriori aree di parcheggio a ridosso con immediati collegamenti al centro. Parlo di una omogeneizzazione della qualità degli edifici, delle insegne, la brutalizzazione che c'è nei segnali statali posti ovunque in maniera alcune volte dissennata, che deturpano il centro. Quindi andrebbe prima abbellito il centro, arricchito di strutture, poste degli abbellimenti che siano
consoni al centro e che siano un motivo unico, perché notiamo sempre uso di materiali alcune volte uno diverso dall'altro. E poi soprattutto i parcheggi. Una volta che si creano dei parcheggi e dei facili accessi, allora si può cominciare a ragionare di come far fruire anche alle autovetture una parte del centro storico. Mi sembra che le iniziative che hanno fatto erano del tutto premature, hanno invertito l'ordine dei fattori. Prima di chiudere, un argomento che sicuramente da avvocato le sarà sicuramente molto a cuore, che è quello dei tribunali minori che rischiano la chiusura. Allora, sui tribunali minori, che è una battaglia che accomuna Sulmona, Lanciano, Vasto ed Avezzano, io ho sentito anche qualche candidato sindaco dire: ma il comune non può fare niente. Allora, intanto bisognerebbe partecipare, cosa che non vedo sempre, a tutte le assemblee e a tutte le battaglie che si fanno sul tribunale. Anche sul tribunale siamo sempre al solito discorso che sono le forze politiche che decidono, e quindi chi è legato alle forze politiche ha più facilità di incidere a Roma per convincere a fare cose diverse. Non per niente sono partite 2-3 iniziative di natura parlamentare con disegni di legge fatti dalle forze politiche per la salvezza del tribunale. Ma per esempio l'amministrazione alla quale feci parte deliberò l'utilizzazione gratuita dell'edificio del tribunale, perché è di proprietà del comune, ha incomodato proprio per favorire la permanenza della struttura giudiziaria, diciamo pure per togliere la scusa dei costi, perché a questo punto i costi, visto che la struttura la pagavamo noi, erano quelli del personale dei magistrati, che comunque dovunque trasferivi il tribunale sarebbero stati a carico dello Stato, perché quel personale non è che lo licenziavano, andava a lavorare altrove. Io credo che il tribunale però sia un elemento essenziale in questo territorio, perché è accaduta dietro il tribunale, forse molti non se ne rendono conto e parlano quasi come se fosse una battaglia di avvocati, no, una battaglia della comunità, perché è accaduta, non solo ne risentirebbero una serie di categorie sociali che lavorano per il tribunale, dai tecnici a coloro che gravitano nell'ambito dei servizi che si rendono alla giustizia, ma anche e soprattutto la caduta o la declassificazione di altri uffici, perché andando via un tribunale perde di importanza l'Agenzia di Entrate, il Comando dei Carabinieri, la Polizia di Stato, cioè vengono anche lì declassati, quindi ci sarebbe una perdita di territorio, anche di posti di lavoro incommensurabile. A questo si aggiunga che un tribunale è anche una garanzia di sicurezza e di giustizia, e quindi svuotare di una procura della Repubblica un territorio così ampio, che è a confini anche con territori pericolosi come quelli della Campania, è una cosa veramente assurda e fuori luogo. Siamo in conclusione, in 30 secondi chiediamo al candidato sindaco Vittorio Masci di fare un appello ai cittadini di Sulmona. Ma guardate, io un appello solo faccio. Sulmona sceglie quello che sarà l'amministrazione probabilmente per i prossimi 10 anni. L'elezione è innanzitutto l'elezione diretta del sindaco, e quindi io chiedo che i cittadini valutino l'onestà, la serietà, la coerenza di ciascuno di noi candidati, perché a lui affiderà poi le sorti della città. E, io credo che non c'è bisogno di garanti, come ho visto fare, per la realizzazione di un programma politico-amministrativo che si presenta a città, perché il vero garante deve essere il sindaco, e colui che si presenta alle elezioni deve essere di garanzia che quello che promette poi sarà in grado di fare, non deve avere nessun padrino che lo controlla. E io credo che i cittadini valuteranno, perché conoscono, è una piccola comunità, conoscono ciascuno di noi, e quindi lascio a loro la scelta di individuare quella è la persona più seria, più attendibile a cui affidare il futuro di questo territorio.